sia importante? Cos'è? Prendete più punti? Ma se non la smette subito i punti che gli do io non faccio. Tancalino, ore 5. Sì, ore 5, sei venuto per l'ora del tè, i pasticcini li porto io? Ma ci sei portato i bobolone, no? Magari al fosforo. Ah, no, Carlo, Oliviero ha già precisato che il fosforo non è un elemento compatibile con il sistema di questo giorno. Brava Vale, così che mi dai soddisfazione. Essere più precisi... Siamo nel 29° secolo, tutti i non metalli del gruppo dell'azoto si sono estinti, ormai da tempo, come il fosforo per l'appunto, durante il grande flagello del 2542. Il grande flagello? Quello, esatto. Cos'è, un reality show sulle cavallette condotto da Diego Abatantuono? Ciao Oliviero Santiago. Il fratello da zio. Quel palazzo laggiù, quello è un po' il luogo sacro della civiltà marziana, tutta una serie di statue votive, affreschi. Gli affreschi, sono pure gli affreschi, i mosaici. Ecco, noi adesso ci passiamo sopra con un carro armato, ma vabbè, quello è, come dire, dobbiamo farlo, se no giocano. E i marziani, anche i marziani sono fatti molto bene, vedi, i tentacoli bavosi, puoi ammirare un po' la linea, comunque lucida, il muco è fatto molto bene, e nella storia dei videogiochi i muchi così se ne vedono raramente. Secondo me è proprio... Per queste cose, anche proprio estetiche, arti, ti potrebbe piacere, capisci? Oh, questa voglia, cosa, sì, no? sì, infatti mi stavo proprio domandando, no? Cioè, cosa preferisco, la parte bavosa oppure quella del muco? Cioè, Oliviero, per cortesia, proprio le esplosioni, lo sai che non mi piacciono, poi quelle robe dei marziani, dai. Cioè, quando dice esplosioni, cosa? Perché esplosioni a frammentazione, a catena, a fungo, a casaccio, cosa? Amore, potresti provare... Perché mi ami, perché non fosse una cosa, perché mi ami... Ed è perché ti ama, no? Che sta qui ad ascoltarti invece di correre di là e suicidarsi. Ma poi tu non avevi lezione, scusa, perché no? Ma sì che ho lezione, ci vado, alle tre, non è che... Ma guarda che... E dov'è l'aula? Il kebabaro qua sotto, sono le 3:03. Sì, vabbè, io ci casco anche, 3:03. Zio fare. Oh, io esco, Senti, ma non è che ti va... Io non bacio le ragazze dei miei amici, si rischiano un sacco di malattie, tra cui la rigata di scooter e la pugnita in faccia. Dai, che hai capito. Vale, ma sei insaziabile, l'abbiamo già fatto ieri notte mentre Olly dormiva e se poi torna e ci sgama. Ma solo un po', solo 10 minuti, poi se magari diventano 20. Va bene, facciamolo. Giochiamo! Sì. Poi se magari ci scappa anche un bacio. Ah, attenzione che la pugnita acuta è contagiosa. Te la prendi quando meno te l'aspetti. Oh, guarda il marziano che scoppia! Oh, prendi la giomisile, fai cerco. Ma schiaccia il tasto, cerco. Oh, preso oh. Lanciamissili. Ah, ciao, marziano, fai ciao col tentacolino. Ah, guarda il tentacolino che salta, bellissimo. Non credo che quello sia il tentacolo, ma no. Non si è scaricato il lanciafiamme, ma no, per prenderlo ho dovuto finire il gioco 6 volte, 3 senza armi e 3 senza pantaloni. Ma dai, ma figurati, non si può giocare senza pantaloni. E provalo, ti dico la sequenza, è quadrato, cerchio, XX, quadrato. Ma sono tatuato per ricordarsi di quello. È vero, in mutande! E cosa serve stare in mutande su Marte? Mutande mutanti? Ciao! Ciao! Ciao amore! Ciao! Vale, sei tipo un po' spettinata? Cos'è successo qui? Ma niente, di solito insomma... Il solito? Io ho studiato. Ho studiato? E Carlo ha fatto finta di studiare. Di studiare? Sì, sì. Isis, ma... Come mai il divano è un po' fuori asse? I cuscini sono spostati. Che spostati? No. Cioè. Voi. No. Mentre io ero fuori a fare l'esame. No. Cioè, no. Voi qui insieme, in questa casa. No. Cioè, voi avete giocato insieme. Ma no! Cioè, no, ma sì. Però una volta sola. E guarda, è stato bruttissimo. Non è capace e. Proprio non. No, ma adesso approfondiamo questa cosa, tu mi dici come sta. Ma tu lo sai che i mattini lo fanno i marziani su Marte. Bellissimo, infatti. Sì, i marziani li chiamano così perché sono figli di Martina Stella e Marzullo. Ah, questa era bella. Ma questa storia è vera.
brava così, adesso fermati, fermati, accovacciati, ruota di 20 gradi a destra, no, più a sinistra di 5 gradi. Non è che per caso è un goniometro spaziale, così capisco. Ma cosa mi interessa dove mi metto? Fammi sparare a qualcuno, dai. Ma sei pazza, cosa spari? Ma è un gioco di spari, cosa dobbiamo fare? Cosa siamo, dei caschi blu? Oppure li prendo insulti, marziani? Figlio di Plutonio! È una missione di ricognizione, non dobbiamo sparare, dobbiamo andare sul pianeta, valutare l'entità delle forze marziane e fare rapporti. Ecco, punto. A proposito di rapporti, non è che ti viene in mente qualche rapporto? Ah, perché tu... Ah, il rapporto di... Ah, ma che piccola. Il rapporto diplomatico fra centauriani e marziani, quello lì... vabbè, no, ma quello però viene dopo, come... fase del gioco, è una cosa successiva. Sì, siccome ci capiamo noi due, cambiamo gioco. Vuoi cambiare gioco? Giusto, abbiamo fatto mezz'ora. Allora, infatti. Sai cosa, magari... Vabbè, saremo in anticipo di 20 minuti, però possiamo iniziare una bella session di Virtual Monopoly, eh? Sì, magari la versione è quella che si fa in camera da letto. Tanto alla stazione sud c'è lo stesso. Holly sta dormendo. Senti, Carlo, devo dirti una cosa. Lo so già, Vale, non me lo dire. Non possiamo più giocare insieme. Peccato, però, perché eravamo forti. Ma è meglio così, credimi. Forse hai ragione, non lo so, però... Un'ultima volta. Ma sì! Ah, se non ti si scarica subito il lanciafiamme.